sviluppando qui alla Fiera di Udine oggi e domani, credo che sia di molto interesse per le piccole e medie imprese soprattutto, perché fa vedere come l'Information Communication Technology sia ormai diventata alla portata di tutti e che permetta la trasformazione dei business, delle imprese con costi totalmente accessibili, e questa è una grande opportunità che viene data oggi a chi non ha necessariamente dimensioni molto grandi. L'ICT una volta era appannaggio solo delle grandi imprese e chi poteva fare grandi investimenti con il convegno di questi due giorni si sente che l'ICT ormai è diventata qualche cosa che è ormai la portata di tutti e permette proprio di andare ad espandere il business su mercati internazionali e anche nazionali. Ormai l'ICT è come l'energia elettrica, non si può più farne a meno, e quello che è importante è il costo. Come nell'energia la cosa strategica non è più la disponibilità ma il costo, così nell'ICT non è un problema dell'ICT, è un problema del costo dell'ICT. I convegni di oggi servono proprio per far vedere che l'ICT sta diventando la portata di tutti. I social network stanno entrando dall'ambito, se vogliamo, personale o individuale all'ambito dell'impresa. Ormai si parla di social enterprise, per cui un'impresa che sta sfruttando queste metodiche riesce ad abbassare i costi per raggiungere i clienti. L'internet delle cose è ormai alla portata di tutti, significa che gli oggetti sempre più intelligenti sono in grado di darci sempre più informazioni, facendo conoscere meglio clienti e il modo in cui i prodotti nostri vengono usati. Insomma, una vera e propria trasformazione, rivoluzione che potrà permettere a chi saprà coglierne le opportunità di collocarsi nel futuro e forse andare contro questo declino che non è, secondo me, la fine dell'Italia, ma solo un cambio di paradigma e che questi strumenti permettono di affrontare.